Ciao a tutti, diventa una vera donna e fatti amare davvero. Cosa significa questa frase? Perché la dico? Perché una delle problematiche che hanno diverse donne, non tutte ovviamente, ma una parte di donne, indipendentemente dall'età, cioè sia che abbiano 20 anni, che ne abbiano 30, 40, 50, è che non sono delle vere donne. Cioè, cosa significa essere delle vere donne? E essere donne indipendenti, essere donne autonome, essere donne in grado di badare a se stesse, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di gestione della propria vita. Ci sono alcune donne che per motivazioni culturali, ma anche dinamiche, diciamo così, restano sempre infantili. Infantili non tanto dal punto di vista, diciamo, generale, ma proprio dal punto di vista della dipendenza, cioè non si rendono mai autonome, non si rendono mai economicamente indipendenti, non si rendono mai autosufficienti e si vedono sempre un po' come la bambina del papà. Quindi vanno a ricercare un uomo che, indipendentemente dall'età, questo non è un fattore anagrafico, rappresenti simbolicamente la figura di un papà accudente, cioè un papà che si prende le responsabilità al posto loro, cioè non sono mai cresciute. E allora questo tipo di donna non potrà mai essere davvero amata, perché sarà sempre e comunque dipendente, e troverà sempre uomini che non cercano un amore, ma cercano di fatto una bambolina, cercano di fatto un oggetto, diciamo così, facilmente condizionabile. Perché è ovvio che se non hai la tua indipendenza economica, ma anche, diciamo, di altra natura, sociale, capacità di interagire, ma soprattutto lavorativa, ad esempio, restano bloccate, incapaci di farsi amare, restano condizionati. Allora devi, se ti trovi in questa situazione, imparare a diventare una vera donna, cioè a diventare indipendente. Smetti di contare sull'appoggio degli uomini o sull'appoggio di un uomo in particolare. Devi fare questo salto perché, certo, bisogna superare delle difficoltà, ma queste difficoltà verranno ampiamente ripagate. Intanto da un punto di vista di crescita personale, perché non sarai più la bambolina del papà, non sarai più la bimba con la quale il papà gioca, diciamo così, e che però fa tutto quello che il papà dice. Perché poi si trova in questa oppure viceversa diventa una bambina capricciosa che non vuole fare quello che dice il papà e allora entra in conflitto, però non ha le armi per poter sostenere questo conflitto, perché comunque, come dire, per la pagnotta deve dipendere sempre dal papà. E così si creano situazioni di forte dipendenza, nelle quali, diciamo, il rapporto comunque non è sano neanche dal punto di vista dell'uomo, perché di fatto è come se acquisisse una proprietà fondamentalmente, sulla quale ha un condizionamento, spesso entrerà in conflitto, spesso la bambolina lo tradirà, ma non lo lascerà mai, però lo tradirà perché il papà non si lascia, ma come dire, però per capriccio si fa al contrario, come se ti dice non mangiare la marmellata e tu mangi la marmellata di nascosto. E questo è, diciamo, una cosa che succede molto spesso. Quindi, di solito sono uomini, sono donne che vanno alla ricerca anche di uomini molto più grandi, ma non è sempre così. Comunque vanno alla ricerca di uomini che in qualche modo le diano stabilità, uomini che le diano un senso di sicurezza, dai quali si fanno condizionare. E poi ci si inventa le scuse, adesso leggevo qua che c'è anche poco lavoro, eccetera. Queste sono scuse fondamentalmente, nel senso che se una vuole trovarsi l'indipendenza, se la trova. Il poco lavoro è una scusa, anche perché, diciamo, questo varrebbe anche per gli uomini fondamentalmente. Per cui se una persona si impegna, riesce ad essere indipendente e comunque ci deve mettere l'impegno. Invece l'impegno viene messo eventualmente a parole, però poi di fatto sono donne che,
ad esempio da un punto di vista lavorativo, si lamentano del fatto che trovano soltanto magari lavoretti precari oppure neanche lavorano perché dicono che non si trova, eccetera. Però questo corrisponde a un non voler cercare, di fatto, perché è una finta ricerca che dà una parvenza di giustificazione, ma il problema di fondo è che una donna così non potrà mai essere amata. Non potrà mai essere amata perché sarà sempre dipendente e non si può amare chi ha le nostre dipendenze, cioè lo si può, come dire, utilizzare, boh, si può interagire, diciamo, ma non si può amare perché l'amore richiede libertà. E richiede indipendenza. Se una persona dipende da te o se tu dipendi da una persona, difficilmente potrai amare, potrai avere riconoscenza e se sei dipendente, ma non potrai amare. E dall'altra parte non si potrà amare una persona che dipende da te. Si potrà condizionarla, si potrà gestirla, ma non amarla. Quindi è importante rendersi conto che per essere amate dovete essere libere, dovete essere autonome, dovete essere economicamente indipendenti. Questa è, potremmo dire, una condizio sine qua non. E quindi, nel momento in cui ti rendi conto che c'è questa situazione, se vuoi veramente essere amata, beh, certo, devi rimboccarti le maniche, fare degli sforzi iniziali, ma questi, dicevo, saranno ampiamente ripagati. E non è un problema oggettuale, è proprio un problema di natura mentale. Perché è il collegamento, che non si è mai interrotto con una figura paterna accudente, una figura paterna che, ti controlla, gestisce in qualche modo la tua vita. È una sorta di sindrome da principessina che non diventa mai regina, resta sempre una bambina fondamentalmente, ma più che, cioè, non è che bambina nel senso di sviluppare la bambina interiore, no, resta proprio infantile, dipendente. E questo appunto succede molto molto spesso, ma no, molto, molto molto no, diciamo solo molto spesso, spesso, e queste donne non avranno possibilità di essere amate purtroppo e avranno anche difficoltà ad amare perché poi, ripeto, creano un legame di dipendenza fondamentalmente e spesso magari arriveranno anche a tradire proprio perché la bambina capricciosa poi alla fine fa anche il contrario di quello, cioè ci fa di nascosto quello che fa il dispetto fondamentalmente. E sono rapporti di coppia boh, fallimentari, nel senso che non ti portano da nessuna parte fondamentalmente. Questo richiede una forza di volontà intanto, una capacità di gestire la propria emotività, una capacità di eliminare i blocchi che ti tengono vincolata a questa situazione. E la forza di fare un salto quantico. Quindi, come tutte le cose della vita, dipendono da noi stessi. E se vogliamo, dobbiamo metterci d'impegno e potremo raggiungere veramente risultati che non pensavamo neanche di poter raggiungere. Per questo video è tutto. Questo tema, poi per chi fosse interessato, lo approfondirò assieme ad altri su come eliminare i blocchi ed essere amate, fondamentalmente. Ed essere amate lo approfondirò venerdì 12 maggio a Torino, ore 20:45, educatore della Provvidenza in corso 3013. Se sei interessata a partecipare a questo seminario, il riferimento è 333 15 11 703. Tutte le info le trovi nel box. E saluto anche Sabri di Genova, Sabri Genova, non so se è di Genova. E ti ricordo un'altra cosa, che se ti iscrivi al mio canale YouTube potrai vincere dei corsi gratuiti con me, scegliendo se fare dal vivo o dal video. E ormai siamo al buono perché siamo quasi arrivati ai 30.000 iscritti, per cui ai 30.000 partirà questa estrazione, quindi ci saranno 10 corsi che potrete vincere. Iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao!